Miglior libero del mondiale, una finale ricca di colpi di scena e di tue difese. Le mie difese, ragazzi, non sono solo le mie difese, è tutta la squadra che ha funzionato bene. E il premio, sì, certo, fa sicuramente un grande orgoglio per me aver preso questa nomina. E ringrazio sicuramente tutta la squadra, tutta la gente che comunque ci ha supportato sia qui che a casa. Ringrazio mia moglie che mi ha seguito fino a qui, ringrazio la mia famiglia da casa e voglio fare un saluto particolare a mia mamma, che in questi ultimi periodi non è stato semplice per lei, e quindi questa medaglia va a lei. Una partita complicata dopo il primo set che abbiamo giocato alla pari con loro, ma è sfuggito negli ultimi momenti, però siete stati bravi a star lì con la testa, eravate lucidissimi e tranquillissimi. Sì, era quello che ho detto anche prima, siamo stati bravi perché il primo set eravamo avanti di 3-4 punti, loro ci hanno ripreso poi con qualche break, con qualche turno importante di servizio loro, lo sapevamo. Ci è sfuggito il primo set, poi abbiamo cominciato subito alla grande con il secondo, rimanendo sempre punto a punto e rimanendo sempre con la tranquillità giusta, pensando alla palla dopo, se magari c'è stato un errore o una grande azione loro. E quindi siamo stati bravi a gestirla in questa maniera. Come entrare nella storia? Ragazzi, abbiamo scritto, come dice sempre Fe, abbiamo scritto un'altra pagina di storia. È un gruppo nuovo, fatto l'anno scorso in pochissimo tempo. Siamo riusciti a vincere un europeo che nessuno credeva possibile. Poi quest'estate abbiamo fatto una lunga estate con la Guarnelli e tutto, finali fatte in casa, non sono andate come volevamo, però comunque tra le prime quattro c'eravamo. E poi da lì è iniziato il mondiale, questa bellissima avventura per me, ma per tutta la maggior parte della squadra, perché eravamo esordienti. E niente, noi abbiamo giocato semplicemente a pallavolo. Ci siamo detti partita dopo partita, questo dobbiamo pensare, palla dopo palla, e poi vedremo, il sogno magari si realizza. Come suona Balaso campione del mondo? Ma sì, suona abbastanza bene, dai, sono veramente contentissimo, ma dico veramente tutto merito di squadra.